L'obiettivo, come è stato spiegato, è soprattutto rivolto ai settori giovanili e quindi a tutte quelle società che da anni si impegnano per favorire la pratica della pallacanestro fra i nostri giovani. Questa nuova iniziativa ha lo scopo, se è possibile, di rafforzare ancora di più l'attività che viene svolta in questa direzione, sia a Rimini che in tutta la provincia. Significativo a questo proposito è il coinvolgimento delle tante società, come dicevo prima, che sono state coinvolte e addirittura della Repubblica di San Marino con una sua importante società. Le parole sono sempre quelle: passione, territorio e identità. La passione è quella che spinge ognuno di noi a seguire una squadra e fare un sacrificio per fare in modo che questa squadra venga amata. Quindi una grande passione. Il territorio, perché abbiamo coinvolto tutte le società, quasi tutte le società del territorio, e sono convinto che anche quelle che oggi stanno alla finestra e sono in attesa entreranno nel nostro progetto a brevissimo. L'identità è perché noi dobbiamo ridare al giovane ragazzo riminese della provincia di Rimini il sogno per giocare e difendere i colori della squadra della sua città. Quindi queste parole identificano e racchiudono la nostra mission, che è quella di portare identità, tifosi, passione al Flaminio la domenica durante le partite. È un bel progetto, è un progetto del territorio della provincia di Rimini e di San Marino compreso, e credo sia un progetto interessante perché, al di là del basket, al di là del tipo di sport, però è una cosa che coinvolge le famiglie, coinvolge i giovani, e credo sia una cosa quindi che merita grande successo. Come è nato questo avvicinamento alla pallacanestro di Paolo Maggiore? È nato da un rapporto con Paolo Carasso, che è il promotore di tutta questa iniziativa, e la sua passione, il suo entusiasmo, il suo crederci ma convinto, e quindi l'ho seguito in questa iniziativa, che è un'iniziativa aperta assolutamente a tutti, perché questa è a tutti gli effetti una società, è un'iniziativa allargata. Sono già state raggiunte 150 coppie, le quote, l'obiettivo è di superare le 200, e quindi veramente è un progetto, è un'iniziativa della città, della provincia e del territorio. Adesso nella pratica presenteremo lo staff del settore giovanile, è una parte che a noi ci interessa tantissimo valorizzare i nostri ragazzi, uniremo tutte le nostre forze per fare tre squadre d'eccellenza e per dare l'opportunità a un futuro di dare a loro la nostra prima squadra. Per quanto riguarda la prima squadra, invece, chiaramente ci attrezzeremo per rilevare le quote del CNO Sant'Arcangelo. Questa squadra verrà a giocare a Rimini all'interno del palazzetto dello sport Flaminio, e quindi avremo una prima squadra che parte dal campionato di C-Gold con grande rappresentanza di riminesi, e questo, diciamo, alla lunga siamo convinti che porti quell'entusiasmo che serve per riempire il palazzetto dello sport. Il nostro obiettivo è riempire il palazzetto dello sport Flaminio di Rimini come era una volta. Assessore, l'imbocca al lupo per questo bel progetto, ma anche un monito. Il monito è a tutti e due i raggruppamenti, tanto bisogna in queste fasi parlare in maniera molto chiara e diretta, a tutti e due i raggruppamenti che si stanno compattando per far rinascere il basket Rimini, cioè la rinascita basket Rimini che abbiamo visto questa mattina e l'altro gruppo che sta chiudendo un accordo con i Crabs. Il monito è quello di non fare a Rimini veramente un gesto di harakiri, cioè di disperdere risorse economiche, risorse di passione, voglia in due progetti che veramente non, a Rimini sono incompatibili. Noi siamo una città sfittica di interesse per lo sport, di sponsor, abbiamo bisogno di coagulare, non di disperdere, per cui anche questi nuovi ragazzi che stanno cercando di portare a Rimini pare un titolo di Serie B, io l'auspicio è che dialoghino con la rinascita basket Rimini per far sì che non si crei più quella dispersione di risorse, di giovani, di gente che fa sport con la giusta ambizione di crescere a Rimini, non poi di disperdersi in mille rivoli di società che sono poi un fenomeno veramente quasi circense, da baraccone.